L'altro giorno ho guardato la seconda stagione di Olive Tree, da cui mi sono tenuto un po' distante dopo la polemica di Seda Bakan Tagba Buyukustun sul fatto che lo sapesse o meno. Lasciatemi dire l'ultima cosa che dirò per prima. Mi è piaciuta di più la seconda stagione. Il motivo per cui mi è piaciuto è perché mi sembrava più reale. Cos'è la realtà? Cioè emozioni, esperienze, espressione. Più precisamente, da persona che non ha una formazione familiare, non crede a queste cose, non si interessa e se ne sta lontano, ho colto momenti che ho vissuto in alcune scene della serie. E basandomi su quella sensazione, mi sono chiesto perché non stesse accadendo? Mi sono reso conto di dove pensavo di commettere errori. Il mio argomento preferito nell'Olivo è osservare gli uomini che amano veramente. Ad esempio, l'amore di un malato di cancro e la presenza di un uomo nella vita di Fico che la ama veramente e si sente possessivo nei suoi confronti. Come sai, quando una donna si ammala, l'uomo scappa. Questo è un fatto a cui abbiamo assistito con maggiore frequenza, soprattutto negli ultimi anni. Ma vedere e osservare l'uomo che sta con la donna che amo in ogni circostanza mi ha dato speranza. Ecco perché amo così tanto le due stagioni dell'Olivo. Perché trattano specificamente questo argomento. Per questo motivo, l'Olivo è l'unica cosa che ho imparato nella mia vita è che nei momenti difficili, risolvi la causa del dolore e dei sentimenti. Anche se è tardi, non preoccuparti e vai avanti. Prima o poi la bellezza ti troverà alla fine di quella strada. Ricorda, se rimani bloccato, rimarrai bloccato.